Benvenuti fedeli followers della Fairy Family Film. Oggi video particolare, video importante, ci trasformiamo in opinionisti della domenica, anche se non è domenica, per parlare di una cosa che ci sta molto a cuore, ovvero del futuro del cinema. Ci sta a cuore non solo perché siamo appassionati del cinema, ma perché quello che facciamo, direi, dipenda grosso modo e in larga misura dal cinema. E facciamo questo video qua anche perché non ci sono film da recensire. Serie TV cominciano a scarseggiare, almeno le nuove uscite, alcune serie come per esempio Fargo sono state cancellate perché non erano finite le riprese prima dell'inizio della quarantena, e quindi insomma è una cosa ovviamente questa, il blocco anche dell'attività cinematografica che ci riguarda da vicino in quanto canale principalmente, anche se non esclusivamente, cinematografico. Una prima domanda che ci siamo fatti è: torneremo al cinema nel prossimo futuro, e con prossimo intendo i prossimi mesi, e se sì, come? Quali strategie, quali modi ci possono essere per tornare al cinema nei prossimi mesi? Chiaramente questa, innanzitutto diciamo che noi non vogliamo dare risposte definitive, né tantomeno suggerimenti, non ci permettiamo chiaramente, sono nostre riflessioni, ma se accogliessimo i nostri suggerimenti, se volete pagare perché per l'idea, sono ottimi, liberissimi. Sono opinioni e vorremmo proprio sentire anche le vostre nei commenti, fateci sapere assolutamente cosa ne pensate. È chiaro che vale per il cinema e vale per qualsiasi, diremo così, evento di aggregazione, che va dal ristorante anche a suo modo fino ai concerti, ecco, dovranno essere ripensati. Non si può più concepire l'idea di rimanere in ambito cinematografico 100-200 persone chiuse nello stesso spazio, a meno fino a che non si trovi un vaccino, ecco, per questo virus, per questa malattia. Le soluzioni quindi vengono abbastanza spontanee, bisogna ricorrere a spazi aperti, e gli spazi aperti possono essere due: o il cinema all'aperto, e stiamo andando verso la stagione che più aiuta l'estate, l'Italia ha già una storia di cinema all'aperto in diverse città, prendiamo il caso forse più celebre di Bologna, insomma il cinema Piazza Maggiore a Bologna è celeberrimo. Chiaramente bisognerebbe un attimo diminuire il numero di spettatori, però insomma si è già adottato questo tipo di soluzione. L'altra soluzione che abbiamo in mente, insomma, su cui abbiamo pensato, è forse meno comune all'Italia quanto all'America, e stiamo parlando dei drive-in. In America c'è una storia decennale, potremmo dire, ormai, dei drive-in, insomma, in quasi tutte le serie TV e film anni 60, anni 70, insomma, c'erano sempre i drive-in, luoghi di incontri amorosi, eccetera, eccetera, insomma. E infatti già diversi stati americani, ho letto recentemente, mi pare, del Texas, si sono già attivati in questo senso. In Italia l'Italia mi pare un po' povera. Sì, l'Italia manca di una cultura al riguardo. In America è qualcosa che è già stato provato, è già stato fatto, e quindi è più facile anche reimmaginarlo. Cioè, se era qualcosa, sono nati negli anni 50, i drive-in sono nati forti negli anni 50-60, persone che erano vivi all'epoca ci sono ancora, persone che se lo ricordano ci sono ancora, mentre qua in Italia è difficile trovare una persona che è andata in un drive-in. Immagino che in America trovare una persona che è stata nel drive-in, quindi hanno l'esperienza, sanno come fare, sanno anche se vale la pena andarci, la bellezza, il divertimento di una esperienza del genere ci sono, e quindi è più facile anche trovare una soluzione del genere. Queste sono le due soluzioni che principalmente mi vengono in mente, sfruttando anche la bella stagione che ci aspetta davanti ancora per qualche mese: o cinema all'aperto con i posti distanziati, diciamo, di sicurezza di un metro e mezzo, due, con ingressi ovviamente contingentati per evitare che si creino code, ingorghi e quant'altro, oppure i drive-in. Ci sono pro e contro per tutte e due le soluzioni. Per il cinema all'aperto ovviamente c'è il pro che sei all'aperto, cioè è più tradizionale, diciamo, è più consueto, è più vicino alla sala cinematografica. Sei all'aperto. Il contro è il fatto che non puoi commentare il film con nessuno. Ovvio che sei al cinema, dovresti stare un po' zitto, però il commento col tuo vicino dovresti fare, eccetera. Andare al cinema e trovarti tutte le altre persone a 2 metri di distanza da te può essere un po' straniante come cosa.
questo contro qua invece viene, diciamo, eliminato dal drive-in. Drive-in sei tu nella tua macchina, che è un ambiente chiuso, è un ambiente sicuro, puoi andarci con chi ti pare, ovviamente sì, in una macchina solamente i posti davanti possono avere una visuale buona, però puoi andarci almeno con un'altra persona, puoi parlare con lui, se ridi senti un'altra persona che ride al tuo fianco, se fai una battuta, se devi commentare qualcosa c'è una persona lì al tuo fianco. Quindi ecco, forse c'è questo pro qua nel drive-in. Il contro ovviamente è un contro un po' sia, diciamo, di cultura, di abitudine, qualcosa a cui non siamo abituati, sia dipendente anche da questo c'è il contro logistico. Ora io non mi intendo il drive-in, non ho la minima idea di come si organizzi, di quali tecnologie servano. Mi viene a dire che se lo facevano negli anni 50-60 saremmo capacissimi di farlo anche adesso. Bisognerebbe trovare degli spazi, ovviamente. Servono grandi spazi dove poter non solo ovviamente mettere un enorme tendone, ma dove si deve pensare che, non so, 50-100 macchine devono starci e devono poter vedere tutte da chi sta in prima fila a chi sta in ultima fila. Quindi bisognerebbe innanzitutto trovare gli spazi adatti per fare questo, e non so in Italia dove possano essere. Poi, per carità, adesso facendo sempre un altro discorso simile, cioè sempre sulla questione logistica, i cinema che mi vengono in mente sono spesso cinema legati a centri commerciali, quindi ci sono ampi parcheggi che ovviamente la sera, essendo chiusi i centri commerciali, possono essere sfruttati. Durante il giorno tieni solo lo schermo e poi la notte nei parcheggi del centro commerciale possono andarci le macchine. Oppure i cinema che non sono legati a centri commerciali sono comunque cinema di aree rurali, sono cinema di paesi di campagna, la nostra zona è comunque una zona agricola, e quindi trovare comunque degli spazi aperti potrebbe non essere difficilissimo, magari è un po' più logistico perché magari sono aree non sì, un po' fuori mano, un po' dimesse, però potrebbe essere una soluzione da contemplare. Poi ovviamente questa qui è un'idea, un suggerimento, magari una persona che è nel mondo del cinema, gestisce cinema, sa che le tecnologie, i costi per allestire tutto quanto non ne varrebbe la pena e quindi ci smonta subito, però insomma da ignoranti questa è un'idea che ci è venuta in mente per andare al cinema anche in un periodo di crisi come questo. La domanda chiaramente poi, al di là di tutte le ipotesi che uno può fare, è questa, ed è la domanda secondo noi fondamentale. Insomma, dovessero effettivamente riaprire i cinema in modalità, come abbiamo detto, un po' particolare, all'aperto, così, al di là dei drive-in, che forse riguardano un discorso diverso, la domanda è questa: voi vorreste comunque andarci nei cinema? Rimaniamo semplicemente nell'ambito della sala cinematografica tradizionale. Adesso ci stiamo progressivamente riavvicinando a aperture, insomma, concessioni di libertà. È pensabile che nel giro di qualche settimana, forse qualche tante settimane, però insomma nel giro di un po' di tempo anche le sale cinematografiche, magari con numeri ridotti, però riaprono. Voi ci andreste lo stesso o avreste qualche dubbio, qualche remora? C'è stato uno studio molto interessante che noi abbiamo sott'occhio, uno studio americano, non è detto che riguardi anche l'Italia, però uno studio su un campione abbastanza ampio, quindi può essere usato anche come modello per noi. È uno studio però che è stato tenuto dalla Performance Research, dalla Full Circle Research Corporation, impiegando un campione di 1000 consumatori americani, e gli ha chiesto poi quando questa emergenza sarà rientrata, quando ci sarà la possibilità di tornare a muoversi con maggiore libertà, se frequentano diversi eventi pubblici, in particolar modo la risposta riguardo al cinema non sembra molto confortante. Infatti il 49% dei partecipanti afferma che potrebbero volerci dei mesi per aver voglia di tornare in sala, e che potrebbero anche non voler tornare affatto al cinema, e un 28% che ci andrà meno di una volta, solo il 15% invece ha in programma di andarci più di prima terminata l'emergenza. Capiamo. Sono numeri importanti. Sì, certo, 7 persone su 10 non intende riprendere la vita dal punto di vista, come dire, degli avvenimenti pubblici, degli spettacoli e quant'altro come prima. Sì.
solo una persona, diciamo su 10, una persona abbondante su 10, facciamo così, vuole farlo. E questo avrà tutta una serie di conseguenze poi, perché ovviamente pensare di riaprire i cinema, penso soprattutto alle sale, quelle per dire indipendenti, ecco, pensare di riaprirle con tutti gli sforzi economici che comporta riaprirle, ovviamente pagare tutto il personale eccetera eccetera, e poi non avere un riscontro da parte degli spettatori, potrebbe essere il colpo definitivo in una stagione già quasi mortifera, direi. Sì, è diciamo il grande problema che ci aspetta nei prossimi mesi, ovvero gli problemi economici legati a un riassestamento dell'economia che deve diventare un'economia di tempo di crisi. C'è un cambiamento ovviamente che non è un cambiamento solo produttivo, che diventerà anche un cambiamento di domanda, perché abbiamo un'economia di tipo consumistico, quindi sono i consumi che guidano lo sviluppo economico. Un calo così forte di domanda in campo cinematografico, 70% di pubblico in meno, significa ovviamente un calo altrettanto forte anche nel campo dell'offerta. Solo pochi cinema in poche città possono, diciamo, raccogliere un pubblico abbastanza numeroso, abbastanza consistente per portare avanti la loro attività. E questo qui, diciamo, è un po' forse il dato che fa essere più pessimisti. Ovviamente su questo vogliamo sentire anche la vostra opinione, se siete capitati in un video del genere, probabilmente penso che il cinema vi interessi, eravate persone che andavate abbastanza frequentemente al cinema, quindi voglio sentire anche la vostra opinione. Per quel che mi riguarda, io posso confessare tranquillamente che andare in un cinema, in un drive-in ci andrei, in un cinema all'aperto ci andrei, andare in uno spazio chiuso con altra gente non... Sì, non so quanto me la sentirei anche tra qualche mese, anche se dicono che tutto è sicuro, ci penserei 2-3 volte prima di andarci. Quindi questo qui sarà sicuramente un grosso problema e potrebbe decretare anche la fine del cinema come lo conosciamo, una decimazione, comunque una riduzione del numero di cinema presenti in Italia e in generale nel mondo. Sì, il cinema come esperienza di sala, a meno di... catechismo nel senso buono, nel senso cure eccetera eccetera, rischia di subire un'importante battuta d'arresto a livello proprio mondiale, non solo italiano. Quindi bisognerebbe ripensare alla produzione e poi di conseguenza, quello che interessa più noi consumatori, il cinema, alla distribuzione ovviamente. Riflettavamo sul fatto che è chiaro, la domanda che un produttore si deve fare: vale la pena spendere fottini milioni per produrre un film che poi rischia di non finire in sala? Quindi quel produttore rischia di perdere gran parte del suo incasso. Pensiamo ai grossi film della Disney che dovevano uscire quest'anno, come Mulan, come quest'anno, prima parte dell'anno quantomeno, come Mulan, Vedova Nera, ecco, film che hanno un budget molto importante dietro e che finora sono stati rinviati, ma che rischiano di subire grosse perdite, di essere fortemente penalizzati anche dovessero riuscire ad approdare in sala. Sì, ovviamente un calo così forte della domanda, cioè meno gente che va al cinema significa poi meno ritorno economico per quelli che fanno film. Adesso tutti i blockbuster che devono uscire quest'anno, grosso modo, cioè erano già pronti, vari fast, penso a film col budget di più di 150 milioni, film come James Bond, come Fast and Furious, come Mulan, come Black Widow, sono tutti film questi che porteranno a perdite milionarie per diverse major in questi anni, perché dici ok, tieni il film lì, però intanto i soldi li hanno spesi e in certi casi niente. C'è stata anche una bella campagna, esatto, pubblicitaria, esatto, con Mulan che era uscita e era imminente. E quindi non è che dici lo faccio uscire tra un anno e risolvo tutto, perché comunque se anche tra un anno ci andasse la stessa gente, comunque come diceva Paperonte Paperoni, il tempo è denaro, se perdi e stai un anno senza guadagni non è che intanto anche la Disney vive di aria, può andare avanti. No, anche perché gli studios, i vari parchi tematici della Disney sono stati pure quelli chiusi, quindi di entrate rimangono solo il merchandising, cioè i pupazzetti e quelle cose lì, che sì, una buona parte, ma non una parte esageratamente. E che era comunque un merchandising che era
diciamo, pompato dagli spot pubblicitari milionari che erano i film sostanzialmente. Sì. Quindi questo ci porta adesso a pensare a come potrà cambiare anche la distribuzione. La distribuzione, ma anche la produzione dei film nei prossimi mesi e salvo, diciamo, chiaramente anche nei prossimi anni, perché dopo, diciamo, una batosta del genere, sicuramente molte major saranno molto più prudenti per quanto riguarda la loro spesa, eccetera, perché e quindi potremmo forse assistere a produzioni con budget ridotto. Ci sono già produttori del genere, ci sono già produttori che fanno del low budget una loro filosofia, penso a Jason Blum per esempio. Blumhouse ha proprio la regola di non spendere più di 20 milioni per un film. Voi dite, ok, 20 milioni sono un'enormità, sì, però in campo cinematografico, quando la Disney spende allegramente dei 20 milioni di budget per un film, è comunque una spesa ridotta, anche perché comunque fin da 200 milioni sono film che hanno anche cast, troupe, eccetera, migliaia di persone, ci sono centinaia di migliaia di persone che lavorano a questo film. Che la Disney spende praticamente 20 milioni a pagare Robert Downey Jr. per interpretare Iron Man. Non sono 20 milioni quelli che ha speso, però chiaramente diversi milioni vanno a ogni singola star che ha un certo peso. E per carità, poi il ritorno economico in una situazione normale, cioè, perché un Avenger, cioè spendi 20 milioni per pagare Tony Stark, poi hai 2 miliardi di incasso che Tony Stark ti porta. Con 20 milioni e basta di budget, è chiaro che o le star stesse ripenseranno ai loro cachet, e qui non è possiamo dire niente, insomma, non possiamo pronosticare chi per amore dell'arte deciderà di abbassare, o farà la fortuna di tutti quegli attori esordienti, semi-esordienti, che sono contenti di essere pagati comunque una buona cifra, perché con un budget di 20 milioni... Sì, una buona cifra, esatto. Gli attori pagati dalla Blumhouse sono comunque attori non tutti esordienti o semi esordienti, sono anche molto noti. Bisognerebbe poi ripensare più che altro proprio al tipo di film, perché i grandi blockbuster, i grandi cinecomic, sì, con 20 milioni potresti provare a fare tipo Kick-Ass, quel tipo di film supereroistico un po' particolare, non quello con i grandissimi effetti speciali, i grandissimi attori, insomma Marvel, per capirci. E tutto questo poi ci porta anche a parlare di un'ultima cosa, di un'ultima, diciamo, possibile soluzione, un'ultima possibilità. Allora, l'industria cinematografica era già, diciamo, stava già vivendo una forte, da qualche anno stava già vivendo la forte concorrenza delle piattaforme di streaming, di cui Netflix è la più celebre e la più vista in questo senso. Non è un caso se dall'inizio della pandemia le azioni che sono salite di più sono quelle di Amazon e di Netflix. Non è un caso, perché l'unica, diciamo, l'unico modo per far uscire adesso e film, se TV, ok, c'è anche la televisione, però comunque Netflix ha, diciamo, un ruolo importante in questo campo. Ecco, è Netflix, sono le piattaforme di streaming. È possibile che anche le major, come sta più o meno provando a fare la Disney, rinunciano sempre di più all'uscita cinematografica per favorire in questi mesi l'uscita invece su piattaforme digitali come Netflix, come Disney Plus, eccetera? È possibile, sì, certo, e oltre che possibile, direi anche pronosticabile, per il discorso che ti faceva prima, di evitare di perdere milioni e milioni, perché è chiaro che se la Disney decidesse di far uscire sulla sua piattaforma, su Disney Plus, un film come Mulan, non hai un ritorno di così tanti milioni come magari sarebbe stato in sala, però è comunque la tua piattaforma che ha comunque un suo costo di abbonamento, che può essere anche di un minimo alzato, però quando si parla di decine di migliaia, se non forse anche milioni di abbonati, anche un euro, due euro di più per ogni abbonamento fa una discreta cifra. È chiaro che poi il problema, guardare sul lungo termine, è il fatto che sì, lo streaming ok, però se non si risolve la situazione, non vengono più prodotti film, serie TV, anche quelle piattaforme sono inutili, nel senso che la Disney ha Mulan, Vedova Nera pronti, però dopo Mulan e Vedova Nera non ha più
nient'altro, non può più girare niente in questo periodo. L'unica cosa che forse si potrebbe fare sono i film d'animazione, che richiedono un lavoro più, come dire, in studio, da casa. Anche la parte del doppiaggio può essere fatta, come dire, in maniera, diciamo così, asincrona. Poi i film in live action la vedo un po' dura. Sì, a meno che non siano, come ho detto prima, film a basso budget, quindi anche con una troupe ridotta, con pochi attori e potendo tenere un po' contenuta la cosa. Più che altro, no, cioè, mi spinge a pensare che le piattaforme digitali saranno sempre più il futuro, anche il fatto che dopo questa crisi, comunque, sempre, anche una volta che sia risolta, molta gente dice che non avrà più voglia di andare al cinema, e quindi è possibile che si arrivi in un futuro non troppo lontano al fatto che magari non tutti, come detto, nel senso, ci sono molte cose che non sono più sulla cresta dell'onda, ma che esistono ancora, quindi è difficile ipotizzare che i cinema scompariranno del tutto, però una forte riduzione del loro numero è molto probabile. Il fatto che nei paesi con poche persone non ci sia più un pubblico sufficiente per giustificare la sala cinematografica, che queste siano, diciamo, presenti solo nelle grandi città associate, come già adesso avviene, a centri commerciali o altri comunque luoghi di ritrovo e di incontro, è molto probabile, quindi poi un potenziamento anche dei servizi streaming. E queste sono alcune idee che abbiamo avuto su come sarà il cinema, come cambierà il cinema, come cambierà il pubblico, come cambierà la produzione e distribuzione. Ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo, non siamo né esperti in materia cinematografica, nella produzione che è la distribuzione, quindi molte cose sono semplicemente opinioni, idee che abbiamo avuto, ma va bene così, perché quello che vogliamo fare con questo video un po' è lanciare nell'aria un po' di idee e sentire poi quali sono le vostre idee. Mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, siamo un canale di cinema, siamo anche noi in difficoltà, quindi sosteneteci iscrivendovi al canale, mettendo un mi piace, perché ne abbiamo veramente bisogno. Vedete che in queste settimane presenti e future ci saranno sempre più contenuti, diciamo così, particolari, ecco, che esulano dal momento, cioè non saranno più recensioni di cose che escono, perché non ci sono più cose che escono, ma magari guarderemo un po' indietro, perché quale occasione migliore che questa, ecco, spolverà il passato. È l'unica cosa che possiamo fare, forse. E quindi vi diamo appuntamento con questa chiusura un po' misteriosa ai futuri video della Fairy Family Film. Ciao a tutti!